Queste sono le Saucony Hurricane 24, rappresentano una scarpa che ha un giusto mix tra ammortizzazione e stabilità, adatta al podistamatore forse non così evoluto, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 302 grammi, 279 nella versione femminile US 8, drop 6 mm. 38 mm nel tallone, 32 nell'avampiede. Questa scarpa ha davvero tantissima ciccia, utilizza una mescola nobile e nel video vi racconto quali sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. Full disclosure, questa scarpa l'ho utilizzata durante l'estate, mi è stata fornita da Saucony Italia per effettuare la recensione, ci ho corso 130 km e comunque Saucony non ha avuto la possibilità di vedere questo video prima di essere pubblicato e voi siete i primi. Ho amato tantissimo la Tomaia, voto da 1 a 10, 11, perché è davvero traspirante durante l'estate, ma comunque protettiva e soprattutto può essere utilizzata anche durante l'inverno. Forse la miglior Tomaia che ho utilizzato. Nella parte esterna è davvero protettiva, ha anche degli elementi riflettenti che quindi vi consentono di correre in sicurezza più o meno durante l'inverno, mentre nella parte superiore è ben traforata e questa cosa vi permette di correre anche d'estate. Ovviamente è un jack of all trades e quindi non è perfetta in nessuna condizione, però la potreste usare per tutto l'anno. Inoltre i lacci sono piatti e corrugati, l'allacciatura è davvero quasi perfetta con un doppio nastrino nella parte mediale e soprattutto con la possibilità di tirare questa scarpa all'infinito nel caso in cui non corriate, potrebbe essere una soluzione antistress. Sicuramente ho amato anche il fatto che la linguetta, grazie al nastrino nella parte mediale, possa consentirvi di avere un bloccaggio del piede davvero molto buono, garantito anche dal fatto che c'è un pull tab nella parte posteriore. Questa soluzione ovviamente era stata adottata qualche anno fa da un brand competitor. La linguetta poi è paffuta e non pizzica e soprattutto, nonostante non sia soffietto, vi consente di allacciare la scarpa davvero molto bene. La vocazione a 365 giorni è anche garantita dal fatto che c'è un elemento riflettente nella parte posteriore che vi consente di correre in maniera sicura. Nonostante poi il buono spazio nell'avampiede, ma dipende dal vostro piede, effettivamente questa scarpa ha anche un logo che vi consente un bloccaggio davvero perfetto. Per ovviare al fatto che la scarpa non abbia una linguetta soffietto, sono stati aggiunti ben due nastrini sulla parte laterale, oltre ovviamente al nastrino mediale, cosa che fa indicare che la scarpa è davvero super 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 premium. A livello di tallone poi la scarpa è davvero molto morbida nella parte superiore per avere un sollievo del tendine, ma soprattutto ha una conchiglia che si estende fino alla scritta Saucony e vi consente una stabilità eccezionale, garantita anche dal fatto che lo spazio nella parte posteriore è assolutamente importante. Che poi, diciamoci la verità, se schiacciate qua l'imbottitura è davvero piacevole, potrebbe essere un gioco e soprattutto un antistress. E parlando di spazio, nell'avampiede è assolutamente molto buono, questa scarpa è pensata per avere una struttura lussuriosa che vi consente davvero di correre in maniera piacevole. Tra l'altro sarebbe sontuoso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, non lo tiro perché lo berrò quando riprenderò a correre. Ho amato poi il fatto che questa scarpa sia super stabile, cosa garantita dalla doppia mescola nella parte superiore, quella a contatto al piede, la mescola nobile Power Run PB, anche se con questa scarpa sicuramente non farete il PB, e invece il Power Run normale nella parte inferiore, ulteriore cosa, il fatto che utilizza uno spazio nell'avampiede, nel mesopiede e nel tallone assolutamente più importante rispetto a una struttura classica di una scarpa di questo tipo e effettivamente ritengo che la scarpa stessa sia davvero molto stabile. Un altro aspetto davvero molto interessante è la geometria di questa scarpa, che è relativamente flessibile. Fate il test, cliccate qua e otterrete un risultato assolutamente molto buono. Ho amato che la doppia mescola vi garantisca una stabilità eccezionale e poi effettivamente, se non foste nemmeno soddisfatti, potreste sostituire
La soletta con dei implantari personalizzati non lo suggerisco perché questa scarpa, come ho già detto, pesa 302 grammi e se ci aggiungete dei implantari personalizzati potreste arrivare a 340. A livello di battistrada ci sono tre cose da considerare, soprattutto il fatto che lo spazio sia incredibile, ma anche che ci siano tre tipologie di mescole, quindi a seconda dove schiacciate potreste avere una sensazione di contatto al terreno diversa. Nella parte mediale il famoso Power Run PB, che è davvero piacevole, utilizza una gomma assolutamente durevole e resistente, se strisciate i piedi non avrete nessun problema. E poi invece nella parte interna una mescola più dura che quindi nel caso in cui avesse un problema di iperpronazione vi consente di tornare sui vostri passi. Chiaramente non è tra le 10 cose che mi sono piaciute, la trazione è buona, non è eccezionale, poi ovviamente dipende dal vostro appoggio, visto che questa scarpa è non soltanto psichedelica ma anche ha le tre mescole di cui ho parlato prima. Chiaramente ritengo che correndo con la pioggia potreste avere qualche problema di slittamento, però questa scarpa è pensata per correre in maniera piacevole e quindi con la pioggia non ci correte. Un altro aspetto davvero piacevole è il fatto che la qualità dei materiali è eccezionale in casa Saucony e soprattutto l'estetica è incredibile. Mia moglie dice che sono troppo pensate per podisti giovani, ma al tempo stesso anche per noi podisti amatori evoluti potrebbe essere una soluzione ideale. A chi sono adatte queste scarpe? Sicuramente al podista amatore che avesse appena iniziato a correre, fosse leggermente sovrappeso, quindi questa scarpa la potesse portare anche nel caso in cui avesse quasi 100 kg di peso, e poi soprattutto può essere utilizzata anche dal podista evoluto che cercasse una scarpa per correre i lunghi lenti, quelli che ci servono come il pane per migliorare la nostra capillarizzazione. In sintesi, la scarpa potrebbe essere considerata super versatile perché adatta sia all'amatore che ha appena iniziato a correre, sia soprattutto al podista evoluto nel caso in cui appunto volesse correre in maniera lenta e piacevole. Ritengo che possa essere utilizzata fino ai 4 al chilometro, ma partendo da 7 al chilometro, e per le distanze sicuramente può essere portata non soltanto per la corsetta nel parco di 10 km, ma anche direi fino alle 2 ore e mezza di corsa, perché è davvero una scarpa molto molto stabile. A livello di durata poi la scarpa sicuramente può essere portata fino agli 800 km, non avete nessuno obiettivo di velocità e di conseguenza questa mescola doppia vi consente di correre in maniera piacevole. L'unico punto eventuale di rottura potrebbe essere nel lato maglia, dove c'è un potenziale contatto della soletta con la tomaia, però non credo che succeda rapidamente perché questi materiali di Saucony sono davvero molto durevoli. E voi vi chiederete come si comporta rispetto alle Guide 17, il 17° modello della scarpa stabile in casa Saucony. Le Hurricane 24, il 24 è soltanto per dire che è di quest'anno, si comporta sicuramente meglio perché avrete un'esperienza premium, questa scarpa è forse leggermente più duretta e quindi ovvio che vi potrebbe consentire di correre in maniera assolutamente stabile, ma al tempo stesso con questa scarpa avrete un'esperienza migliore, anche se pesa 30 grammi in più rispetto a quest'ultima. Dal punto di vista del design invece è assolutamente molto molto simile. Così simile che utilizza pure lo stesso pull tab con gli stessi elementi riflettenti, al tempo stesso però la linguetta è migliore perché questa è a soffietto, non so perché nella versione premium non l'abbiano fatta, e invece però questa mescola nobile forse vi consente di correre in maniera molto più piacevole. Non sono chiaramente tutte rose e fiori, ma sono sicuramente più rose che spine. Questa scarpa potrebbe non essere adatta a chi cercasse qualcosa di davvero leggero, ha superato anche se solo di 2 grammi la soglia dei 300 grammi, forse Saucony doveva fare 299 per essere sicura. Chiaramente non avrete, ma questa è una questione fisica, una sensazione che la scarpa sia pesante, però forse Newton potrebbe dissentire. Certo che è pensata per il podista corpulento e quindi secondo me anche i 300 grammi di peso hanno un loro senso. Infine, ma questa è sicuramente solo un'opinione personale,
ho avuto 132 commenti negativi delle linguette corte, in questo caso stiamo parlando di una linguetta corta, quindi potrebbe ad alcuni non piacere. Poi ovviamente i miei video sono abbastanza visti, quindi 132 su, immaginatevi un numero, potrebbe non essere un campione effettivamente valido. Di questa Hurricane 24, in conclusione, mi è piaciuto l'esperienza premium, il fatto che abbia dei materiali super durevoli, che sia flessibile, che sia davvero molto stabile. Ovviamente il peso è l'elephant in the room, purtroppo non ho più il coniglio, voi nel frattempo Stay Strong Keep Running la suggerisco per corse davvero piacevoli. Ci vediamo alla prossima.